per Emanuele Segato, un 3-1 che lascia comunque margine per il ritorno. È l'unica notizia buona della giornata, perché abbiamo preparato la partita in un modo, i giocatori importanti della squadra avversaria che dovevamo fermare ci hanno letteralmente massacrato e per fortuna siamo riusciti a giocare abbastanza bene quel set, che comunque permette di lasciare la porta aperta. Insomma, un 3-0 sarebbe stato difficile da ribaltare, con un 3-1 insomma ci possiamo provare, perché mi auguro che la mia squadra riesca a giocare a più del 20-25% che è stato oggi, senza nulla togliere alla grande partita degli avversari, che sennò sarebbe facile dire è tutto demerito nostro. Non è assolutamente. Com'è stata la stagione nel vostro girone? Un girone che ha visto una vittoria all'ultimo minuto praticamente di una squadra che era nelle retrovie, ma che girone è stato? Beh, la realtà è che a naso, guardando le due classifiche, forse nel girone del Minturno c'erano delle squadre forse più preparate nelle prime quattro posizioni. Esatto, invece nel nostro la situazione è un po' più equilibrata. La Dispoli, che ha perso, sì, è vero, l'ultima partita con noi, ma ha anche lasciato un punto a Zagarolo, che si è salvata all'ultima di campionato. Noi all'ultima di campionato abbiamo fatto una partita che speravo per intensità preparasse al meglio i playoff, però sai, quando tu non hai niente da perdere è più facile che ti riesca tutto. Oggi la mia squadra con la testa non c'era, quindi... Una mia curiosità, in partita ho visto la palleggiatrice, il capitano Testa, spesso e volentieri svolgere anche le mansioni da libero. È adattata a palleggiatore oppure è proprio nelle sue caratteristiche? È un palleggiatore che è molto bravo in difesa, molto, molto semplicemente così. Infatti, no. È strano vedere un palleggiatore che si propone addirittura nel primo tocco. Sì, no, lei è, da questo punto di vista, in seconda linea è abbastanza brava, sì. Come si lavora in settimana in attesa di questo ritorno di playoff? È una bella domanda, visto che la realtà è che quando i set si perdono facendo 10, 12, 15 errori, spesso e volentieri anche gratuiti, durante la settimana, forse la cosa che si spera di più è che ci sia proprio la reazione da parte delle ragazze, che mi auguro non vogliano ripetere una prestazione del genere. Gli avversari li conosciamo, nel senso che hanno fatto il loro gioco ottimo, come avevo già avuto modo di vedere, e quindi cercheremo di essere, come dire, più preparati dal punto di vista mentale, perché siamo... Allora, mister, noi le facciamo in bocca al lupo e nel caso ci rivediamo qui a Minturno. Nel caso, sì, me lo auguro. Arrivederci. Arrivederci.